La promozione in Serie B del Teramo Calcio è un traguardo storico per la città di Teramo e per l'intera provincia. È un record. L'Abruzzo ha 3 squadre di calcio nella Serie Cadetta. È un'occasione unica per tutti gli abruzzesi, non solo per gli sportivi tifosi, perché lo sport è una leva eccezionale di promozione del territorio e della nostra economia e come tale dobbiamo considerarlo. Come amministratori, imprenditori e cittadini dovremo essere pronti a sfruttare questa eccezionale opportunità di accogliere e mostrare il meglio del nostro territorio al pubblico della Serie B. Questo è in sintesi il commento del deputato abruzzese Giulio Sottanelli sulla storica promozione del Teramo Calcio in Serie B, che ha poi continuato sottolineando inoltre che servirà il sostegno di tutti per affrontare al meglio l'importante impegno della Serie Cadetta. Il Comitato Provinciale di Teramo dell'Associazione Italiana Cultura Sport organizza per domani 5 maggio alle ore 11.30 nella sala giunta della Camera del Commercio di Teramo una conferenza stampa per presentare la 18ª edizione della manifestazione L'Arte della Cucina a Teramo, che si svolgerà l'8 e il 9 maggio e vedrà l'Abruzzo confrontarsi con il Molise per la valorizzazione dei prodotti tipici e nuove strategie per l'economia del territorio nell'ambito della macroregione adriatica. Mercoledì 6 maggio alle ore 17.45 il Salotto Culturale di Prospettiva Persona, con il patrocinio di Fondazione Dercas, Ministero per i Beni Artistici Culturali e Turismo, l'Ufficio per il Progetto Culturale della Diocesi di Teramo Atri e l'Arciconfraternita della Santissima Annunziata, presenta la rubrica Libri in Vetrina. Ospite Sua Eccellenza Monsignor Giuseppe Molinari, Arcivescovo Emerito dell'Aquila, che presenterà il suo libro Luigi Pirandello, Indagine Teologica. Ricordiamo che da venerdì in edicola è il nuovo numero dell'Araldo Abruzzese, il settimanale della Diocesi di Teramo Atri, che per abbonati offre una copia gratuita in PDF dell'altro Araldo. Per maggiori informazioni sui servizi in abbonamento del settimanale diocesano potete mandare un'email direttamente a info@araldabruzzese.net. Dopo il delirio scaturito dalla vittoria esterna di Savona, tutta Teramo si prepara alla sfida interna di sabato prossimo al Bonolis di Piano d'Accio contro l'Ascoli, ormai costretta a giocarsi playoff per sperare ancora nel salto di categoria, almeno per questa stagione. A tale proposito, la sfida di sabato prossimo dovrà essere l'occasione per onorare al meglio questa meravigliosa squadra e dare così il via alla festa ufficiale, che si spera possa essere ricordata come una bellissima giornata di sport a cui proprio nessuno è costretto a rinunciare. Questa ed altre notizie su www.teramoweb.it, la web TV per la provincia di Teramo e per la diocesi di Teramo Atri.